Mi sviluppo dopo il 2015. Giuffrida. Grazie. Troppo spesso abbiamo assistito al fallimento delle politiche di cooperazione che tra sprechi, corruzione e inefficienze non sono riuscite purtroppo a raggiungere gli obiettivi prefissati e a costituire un vero valore aggiunto per i cittadini e per le popolazioni cui erano rivolte. I dati ci dicono che nei paesi in via di sviluppo la crescita delle popolazioni si concentra nelle aree urbane. Da qui dunque appare chiaro che la chiave per far sì che gli sforzi e i progetti messi in campo migliorino davvero le condizioni di vita delle popolazioni è il coinvolgimento delle istituzioni autoctone, cioè interne ai paesi stessi. È necessario responsabilizzare le autorità locali e garantire livelli adeguati di trasparenza nella gestione delle risorse e nell'attribuzione dei fondi attraverso anche e soprattutto una reale partecipazione delle associazioni e della società civile con le quali va condiviso un percorso di recupero. Istruzione, sanità, alloggi e condizioni di vita dignitose non possono ammettere né sprechi né ritardi. And now, Bilbao Baran. Bilbao Barandica. Grazie Presidente, Commissario. Io intendo appoggiare il contenuto di questa relazione sul ruolo delle istituzioni locali nella politica di cooperazione e aiuto allo sviluppo. La chiave del successo è la vicinanza nella gestione dei programmi e la solidità del vincolo.